Opposizione del comune di Battipaglia avverso la sentenza del Tribunale di Salerno riguardante il concessionario di una cappella gentilizia del nuovo Camposanto, assistito dall'avvocato Paola Contursi, a cui il comune di Battipaglia dopo molti anni dovrà consegnare la cappella. La risposta dell'amministrazione è stata quella, subito dopo la trasmissione, di notificare un atto di appello avverso questa sentenza. In realtà, secondo me, questo è sintomatico dell'atteggiamento che l'amministrazione ha in questo momento nei confronti dei cittadini. Lo dico da avvocato perché il mio lavoro è quello di fare le cause, in sostanza, quindi non è che io ne possa fare una valenza politica, questo deve venire dall'amministrazione. E ribadisco sull'atteggiamento perché quello che è ancora più vergognoso è che nelle more di questo procedimento, una volta arrivata la sentenza, la parte ricorrente è venuta a mancare. Quindi in questo caso l'esigenza di una degna sepoltura si poneva in termini di sensibilità, secondo me, con un interesse ancora maggiore. Tanto che i figli hanno dovuto provvedere nelle more ad acquistare dal comune stesso un loculo per poter sistemare il proprio genitore che ha lottato fino alla fine per avere questa cappella. Al di là di quelle che sono le scelte tecniche, perché i presupposti dell'appello non ci sono, e questo è ancora sintomatico di come questo comune amministra il denaro pubblico, piuttosto che venire incontro alle esigenze dei cittadini, introitare un altro procedimento inutile. Purtroppo la situazione è questa e io metterò in esecuzione la sentenza, perché la sentenza di primo grado è una sentenza provvisoriamente esecutiva. Avremo il raggiungimento del risultato come l'abbiamo già avuto, però mi sorprende e continuo praticamente a sorprendermi di quello che è l'atteggiamento di assoluta lontananza dell'amministrazione dai bisogni praticamente delle persone e della gente, anche in un tema così delicato com'è praticamente quello della sepoltura dei parenti. Ritengo sia veramente una scelta politica oltre che tecnica, lontanissima dalla collettività, per cui provvederemo a costituirci in appello, a far valere ancora i diritti dei cittadini e di conseguenza in realtà a perdere altro tempo per trovare una soluzione definitiva che è quella che ci eravamo auspicati tutti dopo la sentenza. Queste sono purtroppo scelte politiche nelle quali giustamente io non entro perché, ripeto, faccio il mio lavoro e in qualità di avvocato continuerò questa battaglia fino chiaramente ad arrivare ad un punto fermo e spero veramente per tutti.